Buon pomeriggio a tutti e Talkbacher. Oggi 143 live e parliamo di libri, letteratura giapponese. Siamo arrivati alla undicesima puntata di Parliamo di libri giapponesi. Altro che, basso un attimo e ritorno in cuffia, ok. Oggi parliamo di traduttori. Seiichi Matsumoto, Keigo Higashino e Koji Suzuki. Così i primi due non li conoscete molto, però Koji Suzuki dovrebbe essere abbastanza conosciuto. I primi due sono un po' più di nicchia. Li ho conosciuti in Italia. Allora, intanto vediamo se funziona tutto qua. Il chatbot e tutto il resto. Allora, vediamo. Funziona il chatbot. Ok, il chatbot funziona. Appunto, questi sono i vari comandi. E c'è il libro. Cioè, funziona come dico sempre, sul chatbot fa un po' con le pagine. Faccio un comando e poi sparo. Però funziona, insomma. Questo è il libro, se volete sostenere il mio canale potete acquistare questo libro su Amazon, che è un ebook, e sono 5 euro. Appunto perché il canale non è affiliato con Twitch, quindi non potete salvarvi, quindi se volete acquistare, poi sostenere il canale potete acquistare il mio libro. Oppure fare una piccola donazione, sia su Ko-fi, su Streamlabs che su Ko-fi.com, indifferentemente dove vi è più comodo. Potete fare un piccolo animazione, quindi se volete sostenere il canale, far crescere il canale, quindi se pensate che quello che faccio sia utile, divertente, insomma, interessante, e potete fare queste due cose. E cosa importante, oltre a sostenere economicamente, potete iscrivervi. Quindi iscrivervi al canale sia qui su Twitch che su YouTube, quindi fa aumentare i follower. Quindi vai ai canali social del network, quindi oltre appunto al canale qui su Twitch, c'è il canale YouTube dove pubblico sempre live, questa è la domanda che pubblicherò sul canale YouTube, la trovate insieme a tutte quelle precedenti che ho già fatto, quindi le precedenti 10 che ho fatto che parlavo di letteratura giapponese, oltre a quelle che parlo di manga, che faccio martedì, non sapete, martedì alternato, quindi martedì parlo di manga, martedì parlo di letteratura giapponese, il prossimo martedì parleremo di manga. E i video che faccio giovedì quando parliamo di lingua giapponese, e quindi il sabato quando ci vediamo un po' e vediamo qualche video appunto su presentare YouTube sul Giappone. Poi c'è la pagina Facebook dove metto sempre i link, anche stamattina ho messo il link che hai fatto la live. Quindi iscrivetevi alla pagina Facebook per sapere appunto quando faccio, magari se faccio uno spostamento che magari non faccio la live, lo sposto in qualche giorno adesso perché ho cominciato Tour de France, quindi vedo le tappe, adesso oggi la tappa una video, appunto, sono qui a fare la live con voi, quindi va bene. Comunque se capita magari qualche tappa importante la vedo, quindi salto, o sposto, insomma, sposto la live. Quindi tenete sott'occhio la pagina Facebook dove metterò sempre i link e i messaggi, gli avvisi se faccio la live oppure non sono sposto. Poi il gruppo Facebook, la pagina Instagram dove metterò le foto, i disegni e la mail. Se volete contattarmi direttamente potete anche usare la mail talkback@gmail.it. Allora, metto tutto. Sì, avanziamo. Ah, prima di iniziare farò vedere una cosa. Intanto siamo qua. Questo via, allora, ecco qua, faccio una cosa, adesso se si vede, vedi qua su sta scritta, che è apparsa, e non è mai successo, questo testo potrebbe essere in conflitto con la politica della moderazione di Twitch, ma proprio non capisco proprio che vuole Twitch, cioè il titolo, mi dà fastidio il titolo della live di oggi, non so se per quale motivo, leggete questo titolo, non capisco che problema c'è, però, ogni tanto Twitch tira fuori queste cose. È la prima volta che succede, non è mai successo, quindi a Twitch non piace il titolo della live di oggi, quindi io non gli posso fare niente, però, insomma, sono tre nomi di traduttori e traduttori giapponesi, quindi non c'è niente di che, quindi non capisco. Fai un po' come ti va a Twitch, basta che mi fai fare la live, capisci che non è niente di problematico, insomma, sono tre nomi di persone, quindi non gli posso fare niente se si chiama così. Allora, detto questo, iniziamo. Allora, altro controllo, sì, questo niente, ok. Allora, iniziamo sempre, come al solito parliamo sempre di come faccio con i manga, facciamo vedere le immagini degli autori e delle copertine delle loro opere, oltre a. E poi leggiamo su Wikipedia la biografia e poi vediamo le trame di vari libri. Allora, questo è il primo autore che vediamo oggi, Seiichi Matsumoto. Poi andiamo a leggere la sua biografia da Wikipedia. E poi vedremo i libri, sempre i libri pubblicati in Italia, al contrario, come ho detto sempre, al contrario di quando faccio i manga, quando parlo di manga parlo anche di manga magari non pubblicati in Italia, perché come vedete, se avete visto le live precedenti,
ci sono opere che io avevo detto che ancora non erano pubblicate, invece adesso stanno uscendo. Ci sono opere appunto di manga che ancora non erano uscite in Italia, invece adesso stanno cominciando a uscire. Quindi parlo anche di opere di manga che magari in questo momento non sono ancora pubblicate in Italia, però in futuro, qualche mese, qualche anno, usciranno ugualmente. Mentre nella letteratura parlo solo di libri che si trovano proprio già in Italia, già pubblicati, perché a parlare anche di opere non pubblicate è un po' difficile, anche non trovo le copertine, trovo niente, poi le trame, tutto, insomma, è un po' complicato. Quindi parlo solo delle opere solo pubblicate in Italia, che si trovano già in Italia. Allora, diciamo, questo è l'autore, primo autore che parliamo oggi, Seiichi Matsumoto. Allora, leggerò la scheda, presa da Wikipedia. Allora, Seiichi Matsumoto, nome d'arte di Kiyoharu Matsumoto, quindi il nome d'arte Seicho, il suo vero nome è Kiyoharu. Un attimo, se vedo qualcosa. Oh, niente, vabbè, ok. Nato a Kitakyushu il 21 dicembre 1909, morto a Tokyo il 9 e il 4 agosto 1992, quindi insomma, una trentina d'anni che è morto. È stato un giornalista e scrittore giapponese. Nasce a Kokura, oggi Kokura Kitaku, quartiere di Kitakyushu, Fukuoka. E Kitakyushu è questa città che una volta non esisteva, è stata fusa, quindi la fusione di varie città è nata questa città Kitakyushu, che sarebbe a nord dell'isola di Kyushu. Abbandona gli studi ancora giovanissimo e lavora per diversi anni in una tipografia. Vediamo la biografia proprio nello specifico. Allora, nel 1942 lavora per la rivista Journal Asahi, dove riesce anche a pubblicare alcuni racconti storici. Nel 1953 vince il premio Akutagawa, abbiamo visto prima, andando alla scheda che ho fatto mesi, settimane fa, quando ho parlato appunto del premio in onore dello scrittore e poeta Ryunosuke Akutagawa. Appunto, ho fatto una scheda anche parlando di Akutagawa, una live su Akutagawa, quindi ve la rimando andare a vedere, la trovate sul canale YouTube. Quindi abbiamo detto che Matsumoto vince nel 1953 il premio Akutagawa per una cronaca storica. Questo successo gli permette, nell'arco di pochi anni, di dedicarsi a tempo pieno all'attività di scrittore. Nel 1955, infatti, inizia a pubblicare racconti gialli di stampo prettamente realistico, in netto contrasto con la loro vigente letteratura gialla giapponese, impregnata di elementi spesso fantastici. Quindi, vedete qua, un giallo, abbiamo parlato anche altre volte di altri scrittori gialli. E invece, Matsumoto quindi fa questo stile diverso, questi gialli molto realistici, non più fantastici, ma più realistici. Nel 1957 vince il premio del Club di scrittori polizieschi per la sua antologia. Lo stesso anno la rivista Tabi pubblica a puntate il romanzo Ten to Sen, che sarebbe 10 e 1000, sarebbe, sì, come traduzione. No, cioè, che dico, Ten in inglese 10. Ten to Sen sarebbe, allora, Sen e 1000, Ten adesso 1000 e mezzo. Comunque dopo vediamo. E che riscuote grande successo del pubblico e viene tradotto in molti paesi esteri. Le tematiche dei suoi gialli affondano spesso le radici nei problemi sociali giapponesi, con la predilezione per indagini strettamente logica e intuitiva. Spesso Matsumoto è stato definito il Simenon giapponese, sapete Simenon, il famoso scrittore belga, è a belga, sì, e il creatore di Perché chi è? Adesso non ricordo più. Simenon ha creato il famoso personaggio Maigret, ecco, non mi viene il nome, Maigret, il commissario Maigret. Comunque famoso Simenon per i suoi libri gialli. Allora, quindi Matsumoto è considerato il Simenon giapponese. La sua produzione vanta più di 300 romanzi, oltre a molti racconti, che hanno riscosso successo in tutto il mondo. In Italia sono usciti tre dei suoi romanzi, della collana Il Giallo Mondadori. Nel 2018 la casa editrice Adelphi ha pubblicato una nuova traduzione di Ten to Sen, col titolo di Tokyo Express, dopo vedremo. E nel 2019 l'inedito Kinohata, con il titolo di Ragazza di Kyushu, vediamo anche quello. Muore di cancro il 4 agosto del 1992. Appunto, adesso sono state fatte molte opere, purtroppo sono, cioè ha creato molti romanzi, ma purtroppo solo pochi sono stati pubblicati in Italia. Allora, qua sono l'elenco di tutte le varie opere pubblicate in Italia, adesso le vediamo. Quelle che sono riuscito a trovare, perché quelle non sono riuscito a trovare. Ah, oggi di filmografia, sono stati tratti 19 film dai suoi romanzi, due speciali televisivi dedicati ai suoi racconti e una serie televisiva basata su Come sabbia tra le dita, il tutto inedito in Italia. Quindi ha fatto vari film, due, sono stati tratti appunto film dai suoi romanzi, purtroppo in Italia non sono mai usciti. Proprio c'è questa cosa che in Italia molte opere non si trovano.
fatto delle ricerche, ci sono di molti scrittori, si trovano magari opere in inglese, in spagnolo, in francese, ma in italiano poco. Molte opere non sono uscite ancora in Italia. Questo è un po' il provincialismo, l'arretratezza poi da casa editrice italiana, che molti autori pubblicati adesso non sono pubblicati in Italia. Allora, iniziamo a leggere le sue opere. Ah, Tokyo Express, questa copertina di Adelphi. Copertina normale, insomma, copertina fra le... Al Tokyo degli anni, se dai, macchina negra, 40, 50, 50, 50, credo che sia. Eh sì, anni 50. Un attimo che apro la scheda e su già. Allora, di solito metto una volta le schede e prendo da Feltrinelli, cioè il sito da Feltrinelli, se non le trovo lì prendo qualche altro posto. Comunque dico sempre dove prendo le schede. Per leggere appunto le trame. Allora, Tokyo Express. Un attimo che si apre, ecco qua. Si è aperto, vediamo cosa dice. Allora, descrizione. In una cala rocciosa della baia di Hakata, i corpi di un uomo e di una donna vengono rinvenuti all'alba. Entrambi sono giovani e belli. Il colorito acceso delle guance rivela che hanno assunto del cianuro. Un suicidio d'amore, non ci sono dubbi. La polizia di Fukuoka sembra quasi delusa. Niente indagi, niente colpevoli. Ma almeno agli occhi di Torigai Jutaro, vecchio investigatore dall'aria indolente e dagli abiti rogui, e del suo giovane Chiecoso, fa il metropo, come sa, intende globo, abiti rogui, e del suo giovane collega di Tokyo, Mihara Kiichi, qualcosa non torna. Se i due sono arrivati con il medesimo rapido da Tokyo, perché mai lui, Sayama Kenichi, funzionario di un ministero al centro di un grosso scandalo per corruzione, è rimasto 5 giorni chiuso in un albergo in attesa di una telefonata? E perché poi se ne è andato precipitosamente lasciando una valigia? Ma soprattutto, dove era intanto lei, l'amante, la seducente Otoki, che il professore intratteneva i clienti in un ristorante? Bizzarro comportamento per i due, che hanno deciso di farla finita. Per fortuna, sia Torigai che Mihara diffidano delle idee preconcette e sono dotati di una perseveranza e di un intuito fuori dal comune. Perché chi ha udito questa gelida, impeccabile macchinazione è una mente diabolica, capace di capovolge la realtà, non solo, è un genio nella gestione del tempo. E questa è la trama. Insomma, molto interessante. Adesso non lo sono recuperato, però voglio leggere, se è possibile, lo leggerò. Come tu l'altra volta, io di solito recupero gli ebook, cioè li trovo, li compro, e pago poco, e non c'è bisogno di. E si risparmia la carta, insomma, si risparmia lo spazio dentro casa, intanto, perché i libri qua si sta riprendendo la casa dei libri, quindi gli ultimi anni ormai in realtà ci non compro più quasi niente. Qualche saggio, che i saggi preferisco avere di carta, anche per sottolineare, per aggiungere note, insomma. Però se devo comprare dei romanzi, di solito prendo l'ebook. C'ho l'ebook reader, un combo, c'ho, e funziona molto bene. Vi lo consiglio, se magari non leggete, avete ancora un po' di fidanza sull'ebook. Lo consiglio assolutamente, il buco dell'idea, perché dal computer non si legge, non si può leggere dal computer, che fa male la vista. Dal computer non si può stare ore e ore a leggere, ma i buchi dell'idea sono fatti molto bene. E si legge molto bene, proprio come cartaceo, proprio non dà fastidio per niente, ci sto ore e ore a leggere, ma non dà fastidio per niente. Allora, altro libro. Questo, per trovare questo qua, è una cosa di difficoltà, non riuscivo a trovare la copertina. E appunto è già il Mondadori, questo non so se come si può trovarlo a breve, perché in libreria non si trova, perché sono già i Mondadori, questi soldi non sono usciti in edicola, quindi a trovarlo, a recuperarlo è un po' difficile. Insomma, magari un mercatino, diciamo, dove si trovano i libri usati, magari a collana di Gianni Mondadori. Allora, questo il palazzo dei matrimoni, appunto il titolo Palazzo dei matrimoni, costava, qua, questa copertina vecchissima, in lire, era 5.900 lire costava, la copertina proprio quando è uscita. Allora, questo qua, la scheda, appunto, su Feltrinelli, appunto, non c'è a vendere il libro. Ho trovato su un sito la stanza di Sherlock, che dovrebbe essere un sito che parla appunto di libri gialli. E adesso qua vi leggo un attimo cosa dice la trama, vediamo un po'. Non vuoi che spoiler? No, non credo. No, già, leggiamo. Allora, vediamo cosa dice. Una storia affascinante per la storia orientale, il giallo classico, tra uno degli autori più famosi e amati del Sollevante, di Giuseppe Spano, cioè la recensione, che ha fatto questa recensione. Una ricca arrogante proprietaria di un albergo, il marito Minetto Vigo e una segretaria apparentemente dimessa. Per
ma molto oscurata, e infine un contadino amante della storia medievale, sono i protagonisti di questo romanzo, oltre ovviamente al criminale. Dopo un inizio a carattere storico, l'omicidio viene commesso dopo alcuni capitoli e l'autore rivela i colpevoli, non permettendo al lettore di giocare, o lui, alla scoperta dell'assassino. Sembrerebbe quindi che la storia proceda come una puntata del celebre Tenente Colombo, secondo Rabò, con i sciogli. Con l'investigatore che ha ritroso dovrà indovinare chi è il responsabile e cercare di incastrarlo. E invece no, perché poco dopo il delitto, l'assassino viene ucciso a sua volta senza che si sappia chi sia stato. Questo qua un po' spoglia un po', però. Aspetta, che spoglia tutto. Un attimo. Ma non credo che spoiler. Allora, sarà quindi contadino che fino ad allora era una semplice comparsa a dipanare la matassa e risolvere il mistero grazie al suo acume, perché questo caso non potrà essere risolto da sofisticate analisi scientifiche o dalla logica deduttiva, ma dalla conoscenza della storia. La soluzione dei delitti affonda in un passato remoto, in un'epoca di battaglie fra clan feudali, un passato oscuro come le aree dei corpi che aleggiano sull'albergo. Il romanzo si presenta ostico per chi è di giugno di storia giapponese. In particolare dell'epoca Muromachi 1351-1573 e Azuchi Moriyama 1573-1603, quindi epoca Sengoku, ed è tradizione matrimoniale giapponese del paese sollevante. Ma se il lettore riuscirà a colmare queste lacune, la sua fatica sarà ricompensata dalla bellezza della trama. E poi qua dice appunto chi è Seiichi Matsumoto. Comunque, molto interessante questo romanzo, cioè, è da trovarlo. Riesco a trovare un mercatino perché mi piace proprio l'ambientazione storica. C'è in mezzo alla storia, quindi mi piace molto. Comunque, vi invito, se si riuscite a trovarlo, che sa che è molto interessante. Andiamo avanti. No, questa copertina è bella, mi piace questa copertina tutto blu. Mi è piaciuta, appena l'ho vista, mi è piaciuta questa copertina. Allora, questo è Come la sabbia tra le dita. E questa è la scheda Wikipedia, la scheda su Petrinelli. Questo si trova appunto nel libro, che si trova a vendere, cioè sia l'ebook che il cartaceo. La descrizione: Tokyo, 12 maggio 1961. Nelle prime ore del mattino, sui binari della stazione di Kamata, viene trovato il cadavere sfigurato di nuovo. Impossibile identificare i tratti, non c'è alcun nome, solo due labili indizi che sembrano non portare da nessuna parte. La voce di un uomo anziano, che i testimoni hanno sentito parlare con un accento caratteristico, e una parola, Kameda. Questi sono appunto i due indizi. Per seguire le tracce, l'ispettore Eitaro Imanishi è costretto a una lunga, infruttuosa indagine. I mesi passano, gli interrogativi non trovano risposte, anzi, aprono solo nuove domande. Tutte le vie si rivelano vicoli ciechi, ma l'ispettore Imanishi non è un uomo lascia perdere. E così, quando una serie di circostanze fortuite lo riporta al caso, si rimette in pista, cercando il legame tra l'uomo e il primo delitto e altri morti sospetti. Infaticabile e cocciuto, Imanishi dovrà viaggiare per tutto il paese e finirà in un pericoloso labirinto, fitto di inganni e false piste, da cui riuscirà a emergere solo a fatica, con la concentrazione e con la sconcertante soluzione. Ove mi piace la trama. Io non so proprio un fanatico dei gialli, però qualcuno l'ho letto, insomma. TV quando c'era le serie gialli, tipo Colombo, li vedevo. Non sono proprio uno di quelli proprio appassionatissimi di gialli, però insomma qualche libro bello giallo lo leggo ogni tanto. E questo mi piace, questo mi sa che lo leggerò. Allora, andiamo avanti. Ah, Ragazza di Kyushu. Vediamo anche questo adesso. Ragazza di Kyushu. Comunque queste tre a me stavano appassionando, mi stavano piacendo, ancora non ho letto, ancora di Matsumoto non ho letto niente. Ho recuperato un po' di libri, ma ancora non ho letto niente. E appena trovo un po' di tempo, perché qui c'è talmente tante cose da fare che non è che c'è tanto tempo, invece, però appena trovo un po' di tempo. Allora, Ragazza di Kyushu, di copertina della Delphi. Cioè, una copertina della Delphi che non c'era, cioè che a me c'è una foto, che di solito la Delphi fa quei libri minimali senza foto, quindi. Allora, descrizione. Il mattino di primavera, questa scheda sempre della Feltrinelli. Il mattino di primavera, una giovane donna entra nello studio di un illustre penalista di Tokyo, Eiki Riko, cioè lei, la giovane donna. Ha appena 20 anni, il volto pallido dalle
tratti vagamente infantili, ma qualcosa di inflessibile nello sguardo, come fosse stata forgiata dall'acciaio, tra virgolette, che credo che sia una citazione di. Non ha un soldo e ha attraversato il Giappone da lontano Kyushu per arrivare fin lì, a implorare il suo aiuto. E di questo penalista. Ricordo che Kyushu serve appunto quell'isola. Cioè, chi c'è Kyushu, infatti, è l'isola da dove viene lo scrittore Matsumoto, quindi è l'isola più occidentale e meridionale del Giappone, a parte Okinawa che sta più in giù, però quella grande isola che sta a ovest del Giappone. Ok, fratello accusato di omicidio è appena stato arrestato e Kiriko è a solo a credere innocente. L'avvocato rifiuta il caso, non ha tempo da perdere, tanto più che è una difesa che potrebbe assumersi sempre senza essere retribuito, che dovrebbe assumersi senza essere retribuito. Kiko si scusa con un piccolo inchino, esce dallo studio e così, come è arrivata, scompare. Il fratello verrà condannato e morirà in carcere qualche mese dopo, poco prima che l'esecuzione abbia luogo. Ah, quindi morto in carcere. Sono solo gli antefatti da cui prende il via questo noir di Matsumoto, dove un caso fantasma, ripercorso nei minimi dettagli, lascia spazio ad una vendetta esemplare e si fa strada lontano, andando a segno quasi per caso, e mentre ogni colpa, consapevole o inconsapevole, viene pesata accuratamente, come una bilancia cosmica, una tensione sotterranea, un rumore di nebbia, accompagna questa storia da cima a fondo, finché lei, Kiriko, la ragazza di Kyushu, non otterrà ciò che le spetta. Quindi, insomma, giustizia per fratello. Sembra bello anche questo come trama. Poi, un posto tranquillo. E anche questo. Questo non è male come copertina. Neanche il nero, c'è una bella foto. Guardo sempre copertina perché la mia parte grafica, io sono messo grafico, quindi queste cose guardo. Allora, un posto tranquillo. Sempre scheda da Feltrinelli. Vediamo cosa dice l'iscrizione. Anzi, l'iscrizione sopra le lunghette. Allora, qua è scritto male per me. Ah, c'è la lettera che non viene presa. Hanno fatto quelle lettere, certi casi, non so se vi capita, di vedere le tesi dove ci sono le lettere, a posto della lettera c'è il punto schermo, il punto interrogativo, perché c'è la lettera particolare che non viene presa dall'editor di testo. Allora, Kobe, durante una cena tra imprenditori e funzionari ministeriali, una cameriera si avvicina a uno dei commensali e gli sussurra qualcosa all'orecchio. C'è una chiamata per lui da Tokyo. L'uomo, Tsuneo Asai, si alza senza dare nell'occhio e raggiunge il telefono. Sua moglie, Eiko, poco più che trentenne, è morta improvvisamente di infarto. Aveva 30 anni. Una notizia non del tutto in attesa, dal momento che Eiko era già da tempo malata di cuore. Eppure, le circostanze della sua morte, avvenute in un quartiere un po' fuori vano di Tokyo, a 2 passi da un albergo a Aoi, getta un'ombra sulla sua figura timida e riservata e sul suo passato. Cosa ci faceva lì? E chi doveva incontrare? Questa storia è come una strada che parte leggermente in salita e si fa a ogni passo più ripida. Una strada piena di piccoli ciechi, che sembra esistere solo nella psiche del protagonista. Qui, i temi cari a Matsumoto, la vendetta, l'ossessione per il dettaglio che non torna, il timore dello scandalo, l'ansia di essere scoperti che conduce alla rovina, si condensano in un noir anomalo e beffardo, senza un caso. Né un investigatore, non c'è investigatore, infatti, dove chi cerca un colpevole può finire per diventarlo lui stesso. Un noir che è anche una critica acuminata dalla società giapponese ed era in attesa di convenzioni che la invischiano. Stavo pensando, mentre leggevo, stavo pensando questa cosa, infatti. Adesso ho visto l'ultima riga, invece. La critica alla società giapponese. Infatti, mentre stavo leggendo questi testi, mi veniva a pensare, ve lo stavo per dire, ma mi stavo per dire, non so che fa la critica sociale, infatti. Questa cosa si vede da che lui è un politico, è un imprenditore e funziona in misa, insomma, cioè, tutta questa cosa. Le persone che fanno una vita, poi magari si scopre che fanno altro, insomma, c'è cioè, la critica sociale. Mi sono libri molto interessanti anche per quello. Non sono quei soliti gialli solo per fatti scritti solo appunto per fare una storia gialla, per fare un po' di thriller e basta, per mettere un po' di suspense e basta. Allora, agenzia A. Questo è già lo Mondadori. Vediamo anche questa agenzia A, sempre di Seicho Matsumoto.
Allora, iniziamo. Questo è l'ultimo libro che leggiamo, di Matsumoto, che appunto, come ho detto prima, sulla scheda della Wikipedia, non è che ne sono stati pubblicati molti in Italia, fino ad ora. Vediamo la trama. Allora, Teiko e Kenichi Uhara, manager di un'agenzia pubblicitaria, si sono appena sposati. Subito dopo la luna di miele, Kenichi deve trasferirsi temporaneamente nella città di Kanazawa per formare lì un nuovo collega, Honda. Dovrebbe essere un viaggio di breve durata, ma Kenichi non fa ritorno a Tokyo. La giovane moglie decide allora di percorrere le tracce e si reca a Kanazawa. Insieme a Honda inizia a indagare sulla sorte del marito. E questa è la trama. Ah, proprio questa agenzia, che l'agenzia che si riferì a questo, quindi allora, il sostituto chissà a cosa si riferisce. Si riferisce appunto a questa agenzia di pubblicitaria. Beh, molto interessanti questi romanzi. A me già dalla trama mi sembra interessante. Allora, questo è il secondo autore, Keigo Higashino. Questo è più contemporaneo, c'è una foto più moderna. Andate, mi trovo la scheda, dov'è? E dov'è? Un attimo, eccola qua. Scheda Wikipedia. Un attimo che si apre. Ok. Questo infatti è contemporaneo, ancora è vivente. Allora, Keigo Higashino nasce a Osaka il 4 febbraio 1958, è uno scrittore giapponese. È noto soprattutto per i suoi romanzi gialli e libri di stampo thriller poliziesco. Oggi parliamo appunto di autori gialli, primi due, e terzo invece Suzuki, di autori di horror. La biografia di Keigo Higashino. Nato a Osaka, ha iniziato a scrivere mentre lavorava come ingegnere alla Denso. Denso è una ditta, cos'è? Siamo una ditta che fa sistemi per le automobili. Il suo primo romanzo è del mistero del 1985. Successivamente, iniziata la sua carriera di scrittore, si è trasferita a Tokyo. Nel 1999 ha vinto il Mystery Writers of Japan Award per il romanzo Ibizu Segreto, tradotto in italiano col titolo di La seconda vita di Naoko. E Naoko, questo però non l'ho trovato. Un attimo di qua. Ok, l'ho saltato questo qua. Poi, dato controllo. Ah no, c'è, sì, vediamo anche questo qua. La seconda vita di Naoko, da cui è stata tratta subito una pellicola cinematografica e successivamente un dorama nel 2010 con Mirai Ishida nel ruolo di protagonista. I dorama sarebbero i telefilm giapponesi, se non sapete, sono i telefilm giapponesi. I dorama si chiamano. Nel 2006 ha vinto il premio Naoki per il romanzo Yogisha X, non so come legge, X, no, Kenshin, il sospettato X, tradotto in italiano, dall'inglese e non da originale giapponese. Ah, cosa tradotta questa? Ah, traduco un libro giapponese non dall'originale ma dall'inglese. Venduto in oltre 2 milioni di copie e tradotto in 14 paesi. Oltre a romanzi polizieschi, scrive anche saggi e libri di storia per bambini. Ah, saggi e libri di storia per bambini. Interessante. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Adesso qua c'è un elenco di delle sue opere qui su Wikipedia, molte non ancora pubblicate in Italia. E poi qua c'è l'elenco di trasposizione audiovisive, cioè da molte delle sue opere poi sono state tratte delle serie televisive in formato dorama e film. Queste opere di solito ultimamente gli scrittori gialli, molti scrittori gialli hanno opere tradotte, trasportate in film o in telefilm. Basta vedere Camilla Eco, Montalbano. Ok, adesso andiamo a vedere le sue opere. Cominciamo con la prima. Allora, dopo c'è la copertina un po' piccola, adesso, la ingrandisco. Allora, il sospettato X. Ecco, vediamo questo, le aggiunte di editore. Tocchiamo con la scheda. Allora, dov'è? Sospettato X, ecco, c'è la scheda su Wikipedia, su Feltrinelli. Se adesso vedete, però non c'è copertina, ho dovuto cercare in giro la copertina, ma non la trovavo. C'è la scheda di libro, però non c'è nemmeno la copertina. L'immagine della copertina. Descrizione. Dopo il divorzio da un amico violento, Yasuko cresce da sola la figlia Misato e cerca di rifarsi una vita indipendente, tenendo lontani gli errori del passato. Quando l'ex marito si presenta alla sua porta per estorcere del denaro,
minacciando sia lei che la figlia, Yasuko prende il controllo e lo uccide, strangolandolo con cavo. Il vicino di casa, il signor Ishigami, un meticoloso professore di matematica di mezz'età, ha sentito tutto e invece di denunciare l'accaduto, si offre di aiutare Yasuko, a patto che lei e la figlia seguano alla lettera i suoi ordini. Insospettabile matematico ha un piano di riunione della sua professione in cui niente è lasciato a caso, si occupa del cadavere e costruisce per le due donne un alibi inappuntabile. Ma l'investigatore Kusanagi, a cui viene affidato il caso, capisce immediatamente di aver bisogno d'aiuto e si rivolge all'infallibile dottor Yukawa, alias Galileo, un fisico che collabora con la polizia. Lo scienziato intuisce che il delitto nasconde qualcosa di molto anomalo e che qualcuno sta cercando di ingegnosamente di depistare le indagini. Ah, trama insolita, interessante. Assomiglia un po' a quella di le quattro casalinghe di Tokyo, che vi ho parlato l'altra volta. Questa cosa che è quello che aiuta a nascondere il delitto. Un marito ucciso, insomma, proprio, inizio proprio pochetto pochetto simile, poco poco, dopo tutto diverso, no? Anche questo sembra interessante, come storia. Devo recuperarmi, se la metterò a leggere un sacco di gialli. Allora, impeccabile, questa è la solita copertina, beh, vista e rivista, un po' cambiata, ma insomma, per copertini. Un libro giapponese ci mettiamo sopra, una maschera giapponese. Proprio copertine ovvie. Allora, impeccabile. Attivo la scheda, questa è sempre da Feltrinelli. Vediamo cosa dice la trama. Ok, allora. Yoshitaka, sul punto di lasciare la sua bellissima moglie che non può avere figli e di abbandonarsi tra le braccia dell'amante, viene avvelenato con un caffè arsenico e muore. Tutti i sospetti cadono naturalmente sull'incantevole moglie, Ayane, che però ha un alibi di ferro. Al momento dell'omicidio, infatti, si trovava a centinaia di chilometri di distanza. Il detective di Tokyo, Kusanagi, ecco, riappare Kusanagi, quindi questa è una serie, un detective creato appunto dallo scrittore che ritorna e va alle sue opere. Incaricato del caso, subisce immediatamente il fascino raffinato e travolgente di Ayane e si rifiuta di credere che possa essere implicata nel delitto. La sua assistente invece è convinta al contrario e così chiede aiuto del geniale professor Manabu Yukawa, alias Detective Galileo, a cui dire un'altra serie così, sempre Detective Galileo. Ma perfino la mente brillante del professor Yukawa fatica a mettere insieme i pezzi e a fare luce sui torpidi e dettagli segreti della coppia. Quindi c'è sempre questo Detective Galileo, una serie di libri che ha scritto questo suo personaggio. Avanti. Allora, questo è un altro giallo Mondadori, quindi anche questo non si trova, difficile da trovare. Mi pare che si trovi su eBay, usato. Cercato, si trova su eBay, usato. Di solito i gialli Mondadori su eBay si trova quasi sempre. Questo vedete, ma sei in linea, quindi è uscito tempo fa. Allora, sempre Keigo Higashino, fino a Stalker per l'assassino. Allora, tengo a dire che io quando faccio queste schede, appunto, le faccio per scoprire più persone, ma vari libri, quindi leggo le trame appunto per quello, quindi non so tanto da fare la critica proprio dei vari libri, anche perché molti non li ho letti, quindi vi dico solo com'è il libro e darvi uno spunto di lettura. Allora, qua c'è un'altra cosa. Ma qua c'è il problema che non c'è la trama. Non c'è la trama perché l'ho trovato solo su Amazon, quindi solo per acquistare, anzi, ne ho in vendita attualmente, non disponibile su Amazon. E quindi non c'è la trama. Quindi non vi so dire niente di questo libro. La storia dell'assassino, ve l'ho detto che esiste il suo libro. Ve l'ho messo per quello. Però la trama qua non si trova, l'ho cercata, ma insomma, qua un attimo. Niente, non si trova. Andiamo avanti. Vediamo questo qua. La seconda vita di Naoko. Oltre 1 milione di copie vendute, no? Allora, in Italia, no? In generale.
la trovate su Feltrinelli, però Feltrinelli da fuori catalogo, quindi è un'altra roba un po' difficile da trovare. Magari si trova qualche mercatino. Allora, il libro di Kengo Higashino, lo Stephen King giapponese chiamato, Stephen King giapponese, sono stati tutti grandi successi in patria, ognuno è diventato un film, questo che racconta vicende da brivido, una vicenda da brivido, è il primo a essere tradotto in Italia, è la storia di una normale famiglia di Tokyo, la cui vita viene sconvolta da un terribile incidente, il pullman su cui viaggiava la mamma Naoko e la piccola Monami si rovescia sulla strada di montagna, Naoko muore e la figlia si salva per miracolo, ma quando Monami si sveglia dal coma, l'inquietante trasformazione si rivela gradualmente e suo padre Heisuke si rivela gradualmente suo padre Heisuke. Il suo corpo di bambina vive la coscienza della madre morta. A questo punto, la vita familiare dei due assume un andamento surreale, a tratti perfino grottesco, se non fosse che, poco per volta, la trama conduce il lettore verso un mistero sempre più fitto e pauroso, e un finale che lascia senza fiato. Vincitore del prestigioso premio Japan Mystery Writers, Il segreto di Naoko è una black comedy piena di colpi di scena, dove anche la realtà più concreta e umana fa irruzione soprannaturale. Qui vediamo questa cosa che avevo detto prima, no? E la differenza tra appunto questi due scrittori. Sei come al suo modo molto scrivere libri, o anzi molto, molto reali, molto collegati alla realtà, invece in contrapposizione al filone tradizionale dei gialli giapponesi, dove invece c'è più il surrealismo più soprannaturale. Infatti in questo caso Kengo Higashino è uno di quegli autori che scrivono gialli, però mettendo dentro anche cose surreali, cose fantastiche. Quindi sono due scrittori molto diversi. Il primo, appunto, Matsumoto, scrive gialli però realistici, proprio piantati per terra, proprio precisi, insomma, naturali, insomma. Invece questo, Kengo Higashino, scrive romanzi anche gialli, però anche con spunti magari soprannaturali. Questi due filoni diversi della letteratura gialla giapponese. Allora, anche qua, questa copertina, beh, le solite copertine di libri giapponesi, ci mettiamo la bandiera giapponese. Certe fantasie c'è quando fanno le copertine, certe sono belle, ma certe sono proprio banali. Allora, questo è Sotto il sole di mezzanotte, già il titolo può stare Sotto il sole di mezzanotte, ma esiste Sotto il sole di mezzanotte, qui a nord. Oltre il ciclo polare artico c'è il sole a mezzanotte. L'estate. Ah, la scheda su Feltrinelli. La descrizione. Doveva essere un giorno di riposo per l'ispettore Sasa Gaki. Invece l'inizio è di un caso inestricabile che finirà per lo stesso lato per molto, molto tempo. Il corpo di Yosuke Kirihara, stimato proprietario di un banco di pegni, viene rinvenuto in un edificio abbandonato. Sdraiato su un divano, i capelli composti, l'abito elegante, come addormentato, non fosse per quella chiazza di sangue in mezzo al torace. I sospetti girano di volta in volta sui familiari, poi sui clienti di negozio, infine su una presunta amante. Ma più il cerchio si stringe, più la polizia brancola nel buio. Frase fatta proprio, la polizia brancola nel buio. La frase che si sente da cent'anni, da quando è che esistono i gialli. Non ci sono prove schiaccianti. E indiziati hanno alibi che si sostengono a vicenda. E con una maledizione, tutti coloro che hanno a che fare con il caso Kirara finiscono per morire in strane circostanze. Tutti tranne il figlio della vittima, Ryo, un ragazzo cupo e impenetrabile che vive arricchendosi con traffici illeciti, e la figlia dell'amante di Kirara, Yukiko, studentessa brillante e di una bellezza mozzafiato. Si dice che la pazienza sia la virtù dei forti, ma 20 anni dopo 20 anni sono davvero troppi, specialmente quando si tratta di un efferato omicidio. Riuscirà l'ispettore Sasaki a sciogliere il mistero che lo tormenta e a incastrare un colpevole che gli sfugge dai cieli? Ah, è lunghissima sta cosa. Cioè, passare 20 anni prima di trovare il colpevole. Allora, andiamo avanti. Allora, questa copertina è molto piccola. Ingrandirla. Allora, il segreto del lago. Segreto del lago. Altro che apro la scheda. Allora, questa è la scheda, la trovate su IBS, il sito IBS, perché su Feltrinelli non c'era. Poi IBS è sempre collegato a Feltrinelli, quindi è un altro sito che è collegato sempre a Feltrinelli.
Allora, effetto del lago, descrizione. Allora, vista dell'esame di ammissione a questa scuola superiore, quattro coppie di genitori decidono di trascorrere l'intera estate nella villa di uno di loro, dove un insegnante impartirà ai figli lezioni private. Un luogo apparentemente idilliaco. Prima di proseguire, sapete la nostra cosa che già vuol dire. Cioè, è contrario da noi, cioè l'esame non si fa a fine, ma si fa all'inizio. Cioè, per entrare nella scuola bisogna fare l'esame prima. L'esame di ammissione, questo è importante. Si fa anche l'alimentare, elementare, medie, superiori, quindi ogni volta è l'università, naturalmente. Quindi ogni volta per entrare nella scuola bisogna fare l'esame di ammissione. Poi una volta che sei entrato, hai fatto, basta che c'è i voti buoni, a fine ciclo scolastico, quindi sei promosso. Che non c'è l'esame finale come a noi, quindi no, non c'è l'esame di maturità a fine superiori. Si fa l'esame di ammissione, poi vai avanti con gli studi, sai che c'hai appunto una media alta e alla fine sei promosso. Allora, proseguiamo. A un luogo apparentemente idilliaco immerso nella natura, sulle pracide sponde del lago di Megami, eppure una strana atmosfera si respira dietro il regime di studio estenuante dei ragazzi e eccessiva coesione degli adulti. L'ansia del successo, la paura del fallimento sono palpabili. Solo Shunsuke Namiki, che si unisce al gruppo per ultimo, sembra estraneo a queste emozioni. Non vuole forzare le scelte del figlio adottivo e, distratto da una relazione con la segretaria, sta pensando al divorzio, fino a quando la sua amante non viene trovata morta e sua moglie confessa l'omicidio. Sconvolto e divorato dai dubbi, aggravati dalla misteriosa condotta del gruppo, deciso a coprire l'omicida. E Namiki comincerà a indagare perché mai queste persone rispettabili dovrebbero correre il rischio di complicità in omicidio per pura amicizia. In un crescendo di tensioni, verità non dette e ricostruite, e dilemmi etici e ambiguità morali, sarà il segreto stesso a reclamare una risposta. Dalle profondità torbide e oscure in cui è stato accettato. Scusate, ma ci sono dei errori di scrittura qua di battitura. E tuttavia. È qualcosa sfuggirà alla giustizia e lo stesso Namiki dovrà applicarsi ad un compromesso fatale senza alcuna via di scampo se non il silenzio. Ah, molto, molto strano come trama. Non le solite trame gialle. Avanti. Oh, la colpa. Esatto, libro. Vediamo oggi di Higashino. Keigo Higashino. Trovo la scheda. Anche questo è sempre su IBS perché il suo fratello non si trova. Altro che si apre, ecco qua, la colpa. Allora, vediamo un po' la descrizione. Allora, vediamo cosa dice. Ok. Higashino si cimenta in un romanzo letterario, abbandonando per un attimo il genere thriller che l'ha reso famoso nel mondo. Ah, quindi un romanzo letterario, poi adesso. Vuol dire romanzo letterario, capisco cosa vuol dire. Allora, questo straordinario romanzo offre uno spaccato alla società giapponese e descrive le conseguenze dell'intolleranza, dell'ingiustizia e del pregiudizio verso le persone innocenti, colpevoli di un solo involontario crimine, quello di essere imparentati con l'omicida. L'autore ribalta il punto di vista al quale ci hanno abituato i media, ovvero si pone dalla parte della famiglia della vittima, descrivendo la travagliata vita del fratello minore di un assassino. Allora, questo è interessante, questa cosa, uno pensa sempre. Quando sono in televisione schiavo sempre il mostro in prima pagina, no? Sì, come si diceva una volta, mostro in prima pagina. In questo caso in televisione, insomma, la prima notizia del giornale, del telegiornale. E appunto si parla sempre di questa cosa, di chi ha fatto il delitto, ma non si pensa mai ai parenti che non c'entrano niente, insomma, ai parenti dell'assassino, quindi persone normali che non c'entrano niente di questa cosa, insomma. Devo pensare che anche qui, a come persone si pensa sempre ai parenti delle vittime, ma non si pensa mai ai parenti dell'omicida che non c'entrava niente, perché sicuro ha sbagliato, non è colpa loro. Quindi. Allora, diciamo così, c'è la trama, dice no. Allora, Naoki, uno studente delle scuole superiori, vive con il fratello maggiore, Tsuyoshi, che si prende cura di lui dopo la morte dei genitori. Tsuyoshi, che non ha studiato, ha un sogno, permette a Naoki di frequentare l'università e laurearsi, nella speranza che lui possa condurre una vita migliore della sua. Disperato tentativo di sottrarre una piccola somma di denaro, Tsuyoshi finisce con l'uccidere un'anziana signora ed è condannato a 15 anni di carcere, mentre Naoki comincia una nuova, tormentata vita. Etichettato come il fratello minore di un rapinatore e assassino, incontra enormi difficoltà nel trovare una collocazione nella società.
Perde il lavoro, il sogno di diventare un cantante e la possibilità di sposare la fidanzata. Si sforza in tutti i modi di nascondere la verità. Ma ogni mese ritrova un segno tangibile dell'esistenza di suo fratello ad aspettare una cassetta della posta, una lettera da carcere. La situazione disperata cambia gradualmente grazie a Yumiko, una sua ex collega che si innamora di lui. Ah, beh, interessante proprio questa cosa, voglio leggere. Solo di voi invece perché mi piace. Cioè, intrigante qualcosa. Cioè, pensare a questo povero ragazzo che colpa il fratello, che poi fa anche il fratello che ha fatto, insomma, con intenzione proprio di fare del male, proprio, insomma. È una cosa che è successa, quindi. E poi le persone che hanno avuto appunto una vita un po' così, e su questa cosa gli è caduto addosso. Quindi. Insomma, è interessante come trama da leggere. Allora, nel poi i piccoli miracoli. Questa è bella come copertina. Vedete, questi sono quei negozietti che vendono appunto, prodotti, come si trova sempre di meno. Negozietti di campagna, di paese, che vendono prodotti appunto in poi, che vende un po' di tutto. Allora, questo c'è la scheda su un feltrinelli. Che vendono i famosi dagashi, che sono gli spuntini, sia dolci che salati, tipici del Giappone, che molti si trovano anche da noi, si trovano, non chiamati dagashi, ma insomma, pensate a quelle caramellette, ai cremini, ai banane, non so se vi ricordate, le banane fatte di cioccolato, oppure anche le caramelle fatte a forma di sigarette, cose che si trovano, e beh, questi sono tutti i dagashi, so. Le rondelle di liquirizia, tutti i dagashi. Che si trovano in bar, no? In bar, nei negozietti che vendono queste cose. E già proprio c'erano i negozi che vendevano. Adesso se ne trovano un po' di meno, ma una volta ce ne sono tantissimi che si vendevano. Se avete mai letto il manga 20th Century Boys, lì si vede anche che parlano di queste cose. Poi c'è anche il manga Gashi Gashi, proprio, che parla proprio di questi negozietti. Che vendono queste cose che si mangiano. Allora, torniamo al libro qua. E un po' di piccoli miracoli. Allora, dopo aver compiuto una rapina, tre ragazzi si nascondono in un podio abbandonato, nel quale la notte ricevono una lettera. È una richiesta di aiuto indirizzata all'anziano proprietario del podio, ormai defunto, che era solito dispensare massime di saggezza ai suoi clienti. I tre decidono di fare le sue veci e depositano una risposta scritta fuori dalla porta. Di lì a poco arriva la replica, la corrispondenza continua, fitta, coinvolgendo anche altri mittenti, ognuno con un problema, ognuno bisognoso di confronto. E di consigli, tutti accomunati da una bizzarra peculiarità. Vivono nel 1980. I tre ragazzi, che sono 30 anni più avanti del tempo, capiranno allora di poter sfruttare quel vantaggio per cambiare il passato, scegliendo il migliore destino possibile per quei perfetti sconosciuti. Ma il trama proprio viaggi nel tempo, ma interessante. Cioè, viaggi nel tempo, più viaggi nel tempo, insomma. Comunicazione tra epoche diverse. C'è stata qualche film, adesso mi viene in mente qualche film di questa cosa che comunicavano. Persone comunicavano attraverso il tempo. Mi ricordo un film, adesso, come ricordo quel film, mi ricordo il titolo, che uno con la radio comunicava con il padre morto, che insomma, lui parlava con la radio e tramite la radio riusciva a parlare con il padre di 30 anni prima del passato, 30-40 anni prima del passato. Adesso non mi ricordo il titolo. Però sono trame interessanti. Copertina, una copertina molto bella, mi piace molto, una copertina. Se non capisco se è una fotografia o un disegno, se è un disegno proprio manga, sembra un disegno, non sembra una foto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, terzo e ultimo autore di cui parliamo oggi, Koji Suzuki. Koji Suzuki, adesso qua cambiamo tipo di libri, non più gialli, ma andiamo proprio sull'horror. Koji Suzuki, che è famoso per Ring, non so se conoscete i film, no? Le varie serie di film, tra i fatti tre film, cioè i film originali giapponesi e poi i film che sono stati fatti in Occidente, gli horror di Ring, famoso romanzo, tratto da un romanzo di Koji Suzuki. Ah, qua per trovarlo guardavo su IBS perché su Feltrinelli non c'è, si trova solo di ebook, se volete il cartaceo trovate su IBS. Allora, intanto diciamo la trama di. Ah, che dico? Qui andiamo a leggere, scusate, sono andato avanti.
Dobbiamo leggere prima la biografia di Koji Suzuki. Scusate, sono dato a parte. Koji Suzuki, diciamo biografia su Wikipedia. Allora, nato a Hamamatsu il 13 maggio 1957, è scrittore giapponese. Allora, nasce a Hamamatsu, una prefettura di Shizuoka, Giappone, si laurea all'Università di Keio, vive attualmente a Tokyo ed è membro del comitato di selezione del premio giapponese del romanzo fantastico. Scrive molti racconti, ma la sua fama internazionale arriva con il titolo di romanzi Ringu, cioè in giapponese Ring, conosciuto in Occidente come The Ring, dal quale sono originati alcuni manga, diversi adattamenti cinematografici e televisivi, una serie di pellicole giapponesi riprese dalla cinematografia statunitense e una serie nella versione del primo romanzo di coproduzione nipo-sudcoreana. Anche il racconto Dark Water ha dato origine a un film giapponese e a un successivo remake statunitense, sempre si remake fra gli americani. Sono fissato a fare remake. Cioè, guardate le originali, cioè bisogna fare remake. No, non devo fare remake. Ma anche film nostri, non so se vi ricordate, film anche italiani, sono stati fatti remake. Come Profumo di Donna, Profumo di Donna, che era un film fatto con come si chiama? Attore italiano famoso, adesso c'è un lapsus. Comunque stavo rifatto in America, no? Sento fu uomo, con Al Pacino. Invece da noi l'originale era fatto con, ora non mi viene il nome, un attimo, non mi viene il nome. Come si chiama? L'ha fatto con Donna, un attimo. Dove? Perché mi viene dove? Vabbè, qua c'è quello originale nostro. Quello originale nostro? Un attimo proprio. Vittorio Gassman, non mi veniva dove. Vittorio Gassman, dove stavo? Quanto? Punto. Poi c'è anche altri come cose, come anche. E quell'altro film di Tre uomini in bebè, no? Che era film francese, poi stato fatto solo gli americani, sono fissati a fare remake dei film nostri europei, film giapponesi. Invece a guardarsi i film originali, no, dovete fare remake. Vabbè, allora, questa è tutta la trama, tutta la biografia di Suzuki. Quindi qua c'è il ciclo Ring, adesso vediamo, c'è Ring, Spiral e Loop. E poi c'è Birdle, però il Birdle non lo trovo perché in Italia ancora non c'è. La raccolta dei racconti, non è stato pubblicato. Qua dice, allora, i film sono stati fatti, allora, il film originale, Ringu, Guns N' Roses, film TV del 95, poi il 98, Ringu, quello originale, primo. Poi Rising, che è sempre Spiral, il 98, sempre. Il 99, Ringu 2. Il 99, sempre, Ringu, Science Show, telefilm pure. Poi il 2000, Ringu 0, Passo 6. Titolo originale Ringu Zero Birdle, poi nel 2002 Onogurai Mitsu no Sono Kara, titolo internazionale Dark Water, cioè acqua nera, sarebbe acqua sporca, no, dark, acqua oscura, insomma. Poi c'era quel film fatto in Corea, The Ring Virus, e poi quelli americani, tre film americani, Ringu 2002, Ringu 2 del 2005 e Dark Water 2005. Adesso vediamo appunto questi tre libri. Cominciamo appunto con Ring. Questa è la copertina. Tre copertine molto simili, appunto, perché la 6 è quella, quindi ha fatto tre copertine simili. Salto che apro la scheda. Come dicevo, le schede sono tutte e tre su IBS, lo trovate perché su Fretel non si trovano. Allora, Ring. La trama di Ring. A quattro ragazzi muoiono nello stesso giorno, improvvisamente, stroncati da un infarto. Un avvenimento forse non particolarmente strano in una grande città come Tokyo, ma lo zio di una delle vittime è Asakawa, un giornalista che, di cose strane, in quelle morti ne vede parecchie. Innanzitutto i quattro ragazzi si conoscevano, anzi, avevano addirittura trascorso insieme un breve periodo di vacanza. Inoltre sono tutti morti con un'espressione di terrore stampata per sempre sul viso. Asakawa comincia a indagare
e scopre quasi per caso che una settimana prima di morire i quattro avevano guardato un'inquietante videocassetta in cui è incisa, su cui è incisa una serie di immagini misteriose. Sadako, che ricordate che il nome originale è Sadako, non Samara, come dice. Nel film americano si chiama Samara, ma il nome originale è Sadako. Hanno cambiato anche il nome. Hanno dato il nome Samara, invece si chiama Sadako. Quello lì, il personaggio di con i capelli lunghi, lo spettro, insomma. Questa cosa dei videocassette, quanto una serie che è proprio molto animata. Qua è videocassette, cioè manco i DVD. Qua è videocassette, va. VHS. Che se siete giovani sapete manco cosa sono i VHS. Ricordate, cosa sono i VHS, sì. Ora vediamo il secondo video, Spiral. Aspetta, che c'ho qui, ma... C'ho prima non ho messo mai, vabbè, Spiral. Allora, tu lo apri, guarda la scheda, se si apre. Dai, apriti. Apriti, apriti. Allora, dov'è? Dai, descrizione, ok. Oh, un attimo che non riesco. Aprirla, ecco qua. Ah, sconvolto dalla morte del fioretto, dalla morte del fioretto, devastato dalla conseguente separazione della moglie, il medico legale Matsuo Ando si deve confrontare con un altro dramma, la morte inspiegabile di un suo compagno di università. Incaricato di autopsia, Mitsuo scopre con profondo sconcerto nel corpo dell'amico un pezzetto di carta su cui sono scritti alcuni numeri e, rammentando la passione dell'amico per i crittogrammi, prova a decifrarli, ottenendo un'unica misteriosa parola, Ring. E la sua inquietudine aumenta quando gli esami effettuati su Ryuji indicano come causa della morte un virus simile a quello di vaiolo, malattia debellata in Giappone da più di 25 anni. Per far luce sugli ultimi giorni di vita dell'amico, il medico incontra la sua giovane assistente e viene così a sapere che proprio in quel periodo un giornalista di nome Kazuyuki Asakawa le ha fatto strane domande a proposito di una videocassetta dotata di un terribile potere. Se ricordate appunto questo è il seguito Spiral e il seguito di Ring, poi l'ultimo loop, quindi prima l'anello, poi la spirale, poi il loop che serve appunto la cosiddetta luce, dunque in italiano sarebbe assunto, c'è la traduzione, come si traduce il loop in italiano? Come dire, la traduzione del loop in italiano, aspetta un po', proprio mi viene in mente come si traduce il loop in italiano. Che loop, concettualmente so cos'è il loop, però non mi viene in mente la traduzione. Loop. Loop. Ah, ciclo continuo, ecco, ciclo continuo. Infatti il loop è quello. Cioè, non c'è proprio una parola identica. Cioè, ciclo continuo sarebbe il loop. Non c'è una parola univoca per dire, una sola parola per dire. Metà è loop. In italiano. Infatti, il loop è il ciclo continuo. Il loop è temporale. Insomma, nei film fantascienza il loop. Ma anche il video, no? Quando si fa un video che comincia da capo, quello è il loop. Allora, dove è la trama? Tanto che apro, loop. Sempre da IBS, che appunto ho trovati tutti e tre su IBS, ho trovati questi tre libri. Ma sono i cinque. Oggi abbiamo finito questo perché dopo, i libri sono tanti. Allora, qua non abbiamo finito, quasi. Descrizione. Allora, Kaoru Futami è un ragazzino particolarmente brillante che già a 10 anni si interroga sulle origini dell'universo e scopre una strana relazione tra i punti sulla Terra in cui esistono anomalie gravitazionali e quelli in cui sono segnalati siti di longevità, cioè dove è stato riscontrato che gli abitanti vivono più a lungo rispetto alla media, in particolare in cui si trova una zona nel deserto di Hideyuki. Allora, come è scritto Marco, in particolare è in cui si trova una zona del deserto, ma qua c'è appunto, appunto. Hideyuki, un ricercatore dell'Arizona, come dice, e convince, ricercatore dell'Arizona, cioè qua è fatta male la frase, proprio non si capisce. La zona del deserto, Hideyuki, un ricercatore dell'Arizona, boh, è messo male questa frase, e convince il padre, è informatico, che anni prima si è occupato di un programma in realtà virtuale, denominato Loop, a organizzare un viaggio laggiù con tutta la famiglia. Poco prima di partire, però, al padre viene diagnosticato un tumore maligno, di cui non si conoscono le origini.
passano 10 anni e Hideyuki ormai costretto in ospedale. Tasse, cioè, Hideyuki è il padre, qua è scritto maestro, non si capisce bene. Costretto in ospedale, le metastasi hanno colpito tutti gli organi vitali e il suo destino è sempre assegnato. Tuttavia, Hideyuki non è l'unica vittima di quella strana forma tumorale. Si riscontrano casi analoghi un po' ovunque nel mondo e i medici giungono alla conclusione che si tratta di un nuovo virus, a questi virus proprio. Makaoru, che adesso studia medicina all'università, non riesce a spiegarsi perché i più esposti al contagio sono proprio i tecnici che hanno lavorato a loop e decide di recarsi in Arizona, nel sito di longevità individuato quando era bambino. È lì che vive il creatore di loop, l'universo virtuale, che si è sviluppato, dove si è sviluppato un misterioso virus, Ring, che diciamo sempre all'inizio a Ring. E poi c'è quell'altro libro. Ecco, Darkwater, questo è l'ultimo libro. Appunto di Koji Suzuki che vediamo oggi. Allora, adesso che apro la scheda. Allora, dov'è? Darkwater. Allora, Darkwater non ho trovato la scheda, non ce l'avete. Ho trovato solo su Amazon. Ho trovato un libro, il libro che però ancora non è disponibile, anche questo non è disponibile. C'è un po' di trama qua, diciamo un po' cosa dice. Dice, l'acqua ci dà vita, ma può anche togliercela, ne abbiamo bisogno, eppure essa può ucciderci. Da queste considerazioni, partito Suzuki per scrivere questa raccolta di racconti che si susseguono con lo stesso ritmo ipnotico inquietante, ricco di fascino, ma anche di tensione, delle onde di un mare mai calmo, dalla misteriosa sparizione di un pescatore violento e ubriacone alla rivelazione di un omicidio compiuto da una persona insospettabile e in un modo insospettabile. L'autore crea atmosfere mutevoli che alternano l'horror al thriller psicologico, il giallo classico alla ghost story. E quindi questa è la trama che c'è avuto su qua su Amazon, perché il suo libro si trova, anche qua non è disponibile, quindi non so se si libro è un po' difficile da trovare. Vabbè, con questo abbiamo finito. Abbiamo finito di parlare di questi tre autori e oggi abbiamo finito questo. Adesso, dato che prima di chiudere la live, parlo. I saluti finali, poi chiudiamo la live. Allora, abbiamo parlato di questi tre autori, appunto. E spero sia stato interessante, perché appunto sono tre autori diversi, insomma, tra loro. Quindi, appunto, abbiamo visto prima Seicho Matsumoto, che è appunto uno scrittore di giallo, però i gialli, appunto, come detto, realistici. Poi Kei Kobayashi, che fa questi gialli anche un po'. In certi casi un po' scientifici, ma in certi casi un po' con qualcosa di un po' più surrealistico, surreale, c'è cioè un po' di fantasy, insomma. Poi Koji Suzuki fa questi libri più fantasy al massimo, perché fantasy, insomma, sono horror, quindi alla fine sono anche cose un po' strane, quindi sono tre autori un po' diversi, quindi sempre di gialli, thriller e horror in generale. E quindi niente, spero che sia stato interessante, vi abbia fatto scoprire questi tre autori che magari non conoscevate, soprattutto i primi due, che magari Koji Suzuki avevate sentito perché è appunto autore di famoso Ring, però questi qua, questi due precedenti, invece Matsumoto e Higashi, non sono più meno conosciuti, soprattutto Matsumoto, pensavo che essendo scrittore della prima metà del Novecento, quindi un po' meno conosciuto oggigiorno. E niente, allora, quindi noi ci vediamo giovedì e continuiamo con lezione di lingua giapponese. Avete visto giovedì scorso cominciamo questa cosa, abbiamo finito la grammatica, quindi adesso facciamo un po' queste letture di dialoghi e conversazioni, quindi proprio vedere in giapponese applicato proprio al quotidiano, quindi sono questi dialoghi in certi casi un po' buffi, un po' surreali, però divertenti anche, insomma, in certi casi. E quindi vediamo questi piccoli dialoghi anche per vedere come appunto come si usa tutte le regole grammaticali che abbiamo studiato precedentemente, come vengono messe a amalgamate appunto in un testo appunto, di linguaggio quotidiano, quindi di giapponese quotidiano. E poi continuiamo sempre con la scrittura kanji, quindi i segni kanji, gli ideogrammi giapponesi. E poi sabato prossimo, adesso sabato, ve lo dico che non so se farò la live, che la sera che c'è, la sera c'è, la partita che c'è, non so. Comunque pomeriggio, c'è cioè, tutte le France, mi sa che vedo quello, adesso non so. Non so se quindi voi tenete sotto d'occhio la pagina Facebook, perché non so se la faccio o no la live, sabato.
quindi può essere gasato. E poi martedì prossimo ci parleremo di manga. E come al solito mi sapete con queste alternanze tra martedì si parla di manga, martedì si parla di letteratura giapponese. E parleremo di fratture di manga. Adesso non ve lo dico perché ve lo dico giovedì, perché dopo semmai se sabato non faccio la live, quindi ve lo dico giovedì chi parla. E parleremo di fratture di manga. E niente, oggi abbiamo finito questo. Poco più di un'ora abbiamo fatto. E quindi niente, spero che queste live siano interessanti, quindi facciamo crescere il canale, quindi se volete far crescere il canale, aiutarmi a far crescere il canale, quindi iscrivetevi al canale qui su Twitch e poi al canale su YouTube, quindi più iscritti ci sono, meglio è, quindi possiamo aumentare la comunità, il gioco Minecraft, e quindi iscrivetevi al canale che è gratuito. E seguite anche appunto sia il canale qui su Twitch che il canale che restano 14 giorni, poi scompaiono. No, poi trovate tutte sul canale YouTube, li trovate sempre sul canale YouTube. E poi c'è la pagina Facebook, appunto metto gli annunci, quindi tenete un occhio a pagina, perché sabato dirò se farò oppure no, adesso devo vedere, forse la faccio, forse non lo so. E perché c'è da vedere l'ultimo video di quei video che vediamo sul Giappone, quindi il Giappone vi sono andato, cioè l'ultimo video, il quinto video, quindi. Puoi vederlo, altrimenti saltiamo, lo facciamo la prossima volta, adesso vediamo. E quindi tenete sotto occhio la pagina Facebook. E poi c'è anche il gruppo Facebook, voi vi iscrivete alla pagina Facebook, da lì potete essere invitati al gruppo Facebook. Poi c'è la pagina Instagram, dove trovate foto, vari disegni, adesso quando esco in bici faccio pure qualche foto, la metto sempre. E ritornando molto importante in bici, dicevo, sono sul canale YouTube, trovate tutti i video che ho fatto queste live qui su Twitch, oltre ai video che faccio quando esco in bici. E quindi la provincia ancora, questi itinerari cicloturistici della provincia ancora, quindi trovate vari video. Adesso uno l'ho finito, l'ho pubblicato qualche giorno fa. Uno lo sto elaborando, c'è un altro nuovo che ho registrato l'altro ieri, quindi tempo di metterlo a posto, di editarlo, pubblico anche quello. Quindi ci sono due video nuovi da pubblicare. Quindi aspettate, cambi su, arriveranno questo. È prima possibile arrivare. Quindi niente, da ora. Se volete potete contattarmi anche con la mail, quindi attaccobank@io.it. E noi quindi ci vediamo giovedì prossimo. Quindi un saluto a tutti da Attacco Bank, alla prossima.